sono a Kita Kyushu, la punta più settentrionale dell'isola di Kyushu, in Giappone, e oggi recensisco Don't Look Up. Se non ci fosse stato Leonardo DiCaprio, forse me lo sarei perso. Guardo sempre i suoi film, sia perché è molto accorto nello sceglierli, quindi sono una garanzia per lo spettatore, sia perché ormai sono affezionato alla sua carriera e la seguo con interesse. E Don't Look Up è una delle sue scelte più azzeccate. Se non avesse vinto l'Oscar nel 2016, forse l'avrebbe evitato. Ma l'agognata statuina che aveva inseguito per decenni deve averlo fatto rilassare, togliendogli ogni prudenza. Non che fino a quel momento avesse fatto delle scelte vigliacche, anzi, ma neanche suicide. Questo è un film strano, perché mescola ben tre generi: quello catastrofico fantascientifico, la commedia e il film di denuncia. Il risultato avrebbe potuto essere bizzarro, nel migliore dei casi, o disastroso nel peggiore. E invece è efficace. Nessuno dei tre generi prende il sopravvento sugli altri due, e tutti e tre centrano i rispettivi obiettivi. Certo, i primi 10 minuti sono stranianti. Lo spettatore cerca di inquadrare il film senza riuscirci, ma dopo la prima risata, a cui seguono in modo fluido un brivido di paura e poi di rabbia, anche chi guarda, come il protagonista, si rilassa, lasciandosi allegramente inghiottire in un drammatico gorgo. Il dottor Randall Mindy è un rinomato professore di astronomia, che insieme alla sua allieva Kate DiBiase scopre una cometa che sta viaggiando dritta dritta verso il nostro bel pianeta. L'impatto avverrà tra 6 mesi e 14 giorni e non c'è nessuna ragionevole possibilità che manchi il bersaglio o rallenti. Il diametro della cometa è simile a quello dell'asteroide che 65 milioni di anni fa trasformò la Terra in una palla di fuoco, provocando la fine dei dinosauri. Sugli esseri umani avrebbe lo stesso effetto. C'è poco da scherzare e tempo da perdere. I due scienziati riescono a ottenere un colloquio con il presidente degli Stati Uniti, anzi con la presidentessa, Jenny Orlin, ma il modo in cui vengono trattati, con lentezza, freddezza, sarcasmo e scetticismo immotivato, è quasi più allarmante dell'annuncio che i due fanno. Alla fine vengono messi alla porta con qualche banale rassicurazione che il caso verrà analizzato, soppesato, valutato e affrontato nei modi e nei tempi giusti. I due scienziati sono basiti, ma non si scoraggiano e per mettere in guardia il mondo tentano un'altra via. Riescono a farsi ospitare in una famosa trasmissione televisiva che si occupa di tutto, ma sempre con lo stesso tono leggero. Naturalmente, l'annuncio che Mindy e DiBiase devono fare è di tutt'altro tenore. Il dottor Mindy cerca di adeguarsi, per quanto è possibile, all'atmosfera del programma e ottiene un immediato successo mediatico. Diventerà, con sua grande ma gradita sorpresa, lo scienziato più sexy d'America. Mentre la DiBiase, irritata dalla superficialità dei due presentatori, esplode. E da quel momento verrà emarginata e presa in giro, con ricadute anche nella vita privata. Il fidanzato la lascia e sfrutta la sua cattiva pubblicità per farsi la propria. La comunità scientifica tuttavia prende sul serio l'annuncio e lo verifica da sé. Quando i risultati diventano inoppugnabili, i governi cominciano a preoccuparsi e a cercare delle soluzioni, seppure in modo lento e sparpagliato. La Orlin decide di coinvolgere uno degli uomini più ricchi e geniali del mondo, nonché suo principale sostenitore e finanziatore, Peter Isherwell. Isherwell vive in una realtà parallela in cui gli esseri umani sono più macchine che uomini, con quel suo modo di parlare come se le battute gli venissero suggerite da un extraterrestre e lui fosse solo un messaggero. Sembra provenire da un futuro remoto in cui i problemi materiali non esistono più e la felicità è venduta in bustine. L'intenzione del governo americano è quella di colpire la cometa con dei missili e deviarne la traiettoria, ma subito dopo il lancio delle astronavi, Isherwell convince la presidentessa ad annullare la missione. L'interno della
cometa sarebbe infatti ricco di materiali rari preziosi. La strategia dell'imprenditore prevede la frantumazione dell'oggetto in tanti oggetti più piccoli che nell'impatto non dovrebbero causare troppi danni e che verrebbero recuperati e sfruttati in seguito. Il mondo si divide in due. Da una parte ci sono i complottisti che credono che la cometa sia un'invenzione e il cui motto è Don't Look Up. Dall'altra chi vuole salvare il mondo dalla catastrofe. Con il primo gruppo si schiera la Orlin, ansiosa di deviare l'attenzione dell'elettorato da un recente scandalo sessuale all'inesistente cometa. Con il secondo vari attori e cantanti. Tutti hanno un'opinione su tutto, ma nessuno fa niente. Il fatidico giorno si avvicina, il piano di Isherwell fallisce, quello alternativo sviluppato dalla Cina anche. Il destino della Terra è segnato, ma l'imprenditore venuto dal futuro ha un piano B. Insieme a poche decine di eletti, tra cui la presidentessa, si fa ibernare e fugge dalla Terra, a bordo di un'astronave programmata per cercare all'infinito un nuovo pianeta abitabile. Il dottor Mindy passa gli ultimi istanti della sua vita cenando con la moglie, con cui si è appena riconciliato, i figli, la dottoressa DiBiaschi, il suo neofidanzato Yul e il dottor Oglethorpe. La scena è struggente. Esilaranti sono invece i due epiloghi che uno spettatore troppo ansioso di passare ad altro rischia di perdere, visto che sono collocati a metà e dopo i titoli di coda. Don't Look Up è triste e allo stesso tempo divertente. La cometa è chiaramente una metafora del riscaldamento globale, tema a cui DiCaprio tiene moltissimo. Il cast è in formissima. DiCaprio è perfetto nel ruolo del topo da biblioteca improvvisamente trasformato in star, ma Meryl Streep, Kate Blanchett e Mark Rylance, rispettivamente nei ruoli di Jenny Orlin, la presentatrice Brie Eventy e Peter Isherwell, sono ancora più incredibili. E trovo assurdo che non siano stati perlomeno candidati agli Oscar. Gira voce che la Streep e Rylance, per i propri personaggi, si siano ispirati a Hillary Clinton e Elon Musk, ma lascio a voi il giudizio. Ho rivisto Don't Look Up 3 volte nello stesso mese e sempre senza stancarmi. Vedremo se resisterà alla prova del tempo, ma in questo momento è uno dei miei film preferiti. Alla prossima recensione!